quest'anno che cosa propone Bianchi? Quali sono le novità che presentate a questa fiera? Beh, innanzitutto una rivisitazione completa di tutta la nostra gamma. E da 2 anni siamo tornati in maniera decisa, in maniera importante nel mondo delle competizioni, sponsorizzando 3 squadre su strada tra i professionisti e una squadra di mountain bike che comprende i migliori giovani d'Europa. E la collaborazione con le squadre ci sta dando una grossa mano nella ricerca e sviluppo, che è un altro settore nel quale stiamo investendo tantissimo. E quest'anno stiamo raccogliendo i frutti di tutto questo lavoro combinato tra squadre, ricerca e sviluppo, e stiamo presentando delle biciclette, degli aggiornamenti di nostri modelli che nell'ultimo anno ci hanno dato delle grosse soddisfazioni commerciali e che, da quanto stiamo vedendo in queste prime ore, ci stanno dando ragione sulle scelte che facciamo. Per esempio questa bici che abbiamo qua dietro, se ce la può descrivere magari anche nelle sue caratteristiche più competitive. Benissimo, abbiamo pescato bene perché è proprio il top di gamma. Questa è la bicicletta che viene utilizzata, quest'anno è stata utilizzata dalle nostre 2 squadre professionistiche, la Vacansoleil DCM, e tra l'altro con un telaio uguale a questo. De Ghent ha vinto la tappa sullo Stelvio e Pellizzotti ha vinto il campionato italiano professionisti. Era una bicicletta che avevamo in gamma già quest'anno ed è stata aggiornata. Come? Abbiamo inserito all'interno di alcune zone del telaio una nuovissima fibra ad altissimo modulo, è una fibra che per la prima volta viene utilizzata nel mondo del ciclismo, si chiama UMS60. E questo ci ha permesso di avere una bicicletta che era già di suo molto performante e oggi ci permette, penso, di avere la bicicletta in assoluto con rapporto peso-rigidità in assoluto migliore. È una bicicletta molto performante, è una bicicletta ovviamente di altissimo valore, ma che racchiude, penso, tutte le tecnologie oggi disponibili nel mondo della bicicletta e del carbonio.